E vale la pena di vivere anche con un problema in più. Con Alberto e Ezio Meroni, autori del libro Scoprirsi Down. Questo libro racconta una scalata di una montagna, come ha detto Ezio durante l'incontro. Racconta la storia di Ezio, di Alberto e della mamma. Io vorrei partire da un primo elemento, che è quello dell'amore che voi avete avuto e che avete nei confronti di Alberto, ma soprattutto mi piace pensare all'amore che c'è tra Ezio e sua moglie, che forse è il presupposto principale per Sì, perché quando c'è una nascita di una persona con disabilità, la coppia è messa sotto stress, quindi o rischia di separarsi, oppure è questa prova, questa fatica, la cementa ancora di più il rapporto e li fonde proprio in un'unica persona. E per fortuna questo è capitato a me e a Ornella, dopo la nascita di Alberto. Le difficoltà le abbiamo affrontate sempre insieme, abbiamo cercato insieme le soluzioni e ci siamo legati in profondità sempre più vicini. Alberto, tu sei un ragazzo normale, sei un ragazzo che ha tante passioni, ci racconti qualcuna di queste? Il lavoro è la paravolo, il lavoro che faccio io da solo è la paravolo, quando avevo 4 anni, non ho guardato, imparando tutti i segmenti della paravolo. Hai un sogno oggi? Sì, esatto, di prima un ristorante, a bed and breakfast, una gastronomia, dove all'angolo di Gianna, nel nord, dalla comuna, che ha un bar. Questo è anche soprattutto un libro che racconta la vostra esperienza, ma forse anche l'obiettivo di dare una speranza, di essere testimonianza di qualcosa, ma anche per gli altri. Sì, è quello di dare speranza a chi ha incontrato o incontrerà la disabilità nelle sue varie forme, perché si può oggi affrontarla senza essere degli eroi, riuscendo a dare una qualità di vita e di inclusione notevolmente superiore agli anni, ai decenni precedenti, grazie alle scuole, grazie alle associazioni, grazie alla rete dei servizi, e quindi questo può veramente aprire la possibilità di affrontare l'esperienza della disabilità con una maggiore fiducia e serenità. Alberto, ormai da tanti anni che vieni in Calabria, cosa pensi di questa terra? Arrivo da 6 anni consecutivi in Calabria, a Sofia Marina. Mi sa che questa terra è favolosa, è come una vacanza da Bologna. E come io l'anno qua sono pure la crociera, la mia crociera, la Calabria, e la Sofia Marina, la mia crociera. Un'ultima domanda: a un certo punto durante l'incontro lei ha detto che questo libro l'ha messa a nudo, perché forse si è scoperto, scoprirsi down è il titolo del libro, ma forse è stato un modo anche per scoprire se stesso in maniera diversa, per scoprire i suoi affetti e le sue relazioni in maniera diversa. Ci ha aiutato a metterci a nudo e soprattutto a scoprire che anche noi siamo un po' down, o meglio, di meno come Alberto, anche noi siamo diventati un po' down, nel senso che apprezziamo i rapporti diretti, i rapporti leali, i rapporti trasparenti, che è proprio come avviene tra di loro, cioè realtà, trasparenza, capacità di comunicare senza ipocrisie. E quindi anche noi ci sentiamo un po' down perché abbiamo imparato questa modalità di rapportarci, di relazionarci con le persone con i problemi.